bother you. I wonder if you feel it too. 'Cause I can only think of you. You got my number, tell me what you wanna do. I'll kiss your lips if you'd only be mine. I'll hold you like this if you would only realize. I'm gonna be the one for you. I'm gonna make you fall in love, I promise you. You'll leave me curious. I'm only curious. Shake you off my mind. I wanna make you laugh and hold you tight. I'm gonna make you want me too. Or maybe one day I will wake up next to you. I'd kiss your lips if you'd only be mine. I'd hold you like this if you would only realize it. I'm gonna be the one for you. Gonna make you fall in love, I promise you. You'll even make curious. I'm only curious, you know. You'll even make curious. Oh, I want you by my side, I'm only curious. Questa che vedete qua dietro è Ocean Drive, la strada un po' del divertimento, ci sono locali e negozi su tutta la via, tutto molto illuminato in maniera natalizia, è decisamente molto natalizia, le palme illuminate e tutto quanto. Allora, per muoversi a Miami Beach è molto interessante il servizio che viene fatto dalle biciclette a noleggio automatico. Abbastanza la carta di credito e prendere la bicicletta, che sono anche abbastanza carine. Quella lì è la mia adesso, circa 4-5 dollari all'ora, ma c'è una bellissima pista ciclabile illuminata che percorre tutto il lungomare, quindi si può tranquillamente andarci in bicicletta con tutta calma. I'm only curious, you know. You leave me curious. Oh, I want you by my side. Maybe one day I will wake up next to you. Ciao a tutti, allora siamo a Miami Beach, due cenni storici su Miami. È stata fondata nel 1892 e aveva circa 400 abitanti, e però già nel 1940 aveva superato i 150.000, erano 170 e rottimila. Questo perché il clima della Florida è chiaramente molto vantaggioso. Siamo il 24 di dicembre, la vigilia di Natale, e fa un bel calduccio, si può stare tranquillamente a maniche corte e fare pure il bagno al mare. Finalmente è uscito il sole, per un po' di giorni c'è stata solo pioggia, però vabbè, ci sta qualche giorno di pioggia. Il periodo migliore per venire qui è proprio questo, a cavallo tra febbraio, gennaio-febbraio fino a maggio e poi nell'autunno. In piena estate, essendo una zona subtropicale, ci sono troppo spesso temporali, uragani e robe simili. Il periodo peggiore è quello a cavallo di maggio-giugno, dove effettivamente piove molto molto spesso. Tutta quest'area era una grossa palude, è stata bonificata per renderla abitabile. Miami Beach è una sorta di frangiflutti che separa la città dal mare aperto. È una striscia di terra lunga parecchi chilometri, circa una quindicina di chilometri,
dove sono stati costruiti alberghi ed è molto viva l'attività balneare. Invece la città che si trova dietro è improntata alle attività commerciali e a una vita più business. La città in sé ha circa 400.000 abitanti, 450.000 in questo momento, ma l'area metropolitana supera i 2 milioni. Tutto questo era una palude che è stata bonificata, resa abitabile, è stata spinta lì indietro, la palude delle Everglades è stata bonificata e pulita e resa, la zona è stata resa abitabile proprio per questo. E comunque guardate che mare. Centro con i palazzi e tutto quanto. Adesso andremo a vedere il parco che dà sul mare e una torre dove si può visitare dall'alto come era lo Sky One di Los Angeles. Se si pensa che qui era tutta palude e adesso c'è tutto questo, è abbastanza incredibile. Tra l'altro il servizio di movimentazione interna, questa metro leggera che gira per tutto il centro, è completamente gratuito e a servizio di chiunque ne ha bisogno. Un'altra cosa interessante di come viene gestito il trasporto pubblico in America, lo utilizzano tantissimo la macchina, ma dove è necessario ci sono dei servizi come questo completamente gratuiti e utilissimi, perché effettivamente il centro è difficile girare in macchina. Questo è gratis e funziona molto bene. Thank you.
Questo è veramente buonissimo, il frullato di frutta fresca fatto al momento, veramente molto molto buono. Pubblicità progresso. No, comunque, il signore qua è simpaticissimo tra l'altro, e c'è un bacchettino proprio bello, guarda, che bello. E anche stavolta il super mezzo di trasporto incredibile è stato veramente d'aiuto, anche perché girare la città è molto molto carina, Miami, molto carino il centro, è pieno di questi fantastici grattacieli, e andare in giro a piedi è grosso, è lungo, per cui una passeggiata in monopattino ci sta. Finalmente sta uscendo un po' di cielo azzurro, domani c'è il sole, quindi domani una mezza giornata al mare e poi si parte per Orlando. Tra poco arriverà di nuovo una bella tempesta, si vede dal cielo, e un signore qua che fa il pescatore ha detto che pioverà forte di nuovo, quindi mi preparo a fare la doccia in camera direttamente. Per il resto, allora, il centro della città vale sicuramente una giornata di visita tranquilla, anche un giorno e mezzo. Ci sono varie cose, c'è il mercato del porto, c'è un centro commerciale, c'è tanta roba interessante, quindi sicuramente non lasciarsi scappare. E torneremo verso la fine del viaggio di nuovo, ancora un momento, a vedere le ultime cose che mi sono segnato.